Più l'umanità si allontana dalla sua origine, più neghiamo i nostri obblighi con la natura, più ci allontaniamo dalla perfezione. Siamo l'unica creatura del pianeta che usa i simboli per rappresentare le altre cose. Utilizziamo i simboli per rappresentare tutto quello che la mente può concepire. C'è almeno una parola, un'icona, un gesto per definire e rappresentare tutto ciò che i nostri cinque sensi possono percepire e scoprire. Ma da questo dono meraviglioso proviene un difetto. La maggior parte delle persone non sono disposte a cercare e dare le proprie interpretazioni. Tuttavia, si accontentano di ricevere informazioni precostituite e descrizioni da fonti sconosciute. Per questo motivo, molto è stato assorbito nella nostra comprensione della vita senza le nostre conoscenze. Le parole possono essere usate per manipolare piuttosto che informare. I simboli possono essere usati per dividere piuttosto che unire. E coloro che hanno la responsabilità e l'autorità di propagare le informazioni al pubblico hanno la possibilità di fare ciò che vogliono con esse. Ascolta attentamente. Ogni 26.000 anni il nostro sistema solare attraversa le 12 costellazioni dello zodiaco. Antiche civiltà come gli Hopi, gli Egiziani, i Cherokee, gli Apache e i Maya erano a conoscenza di questo grande ciclo e svilupparono di conseguenza i loro calendari. Questo ciclo è presente in molti modi diversi in natura, come il movimento del Sole intorno ad Alcyon, la stella centrale delle Pleiadi. È il ciclo di 260 giorni di gestazione umana. Questo ciclo è a sua volta suddiviso in 5 altri cicli di 5.125 anni ciascuno, ognuno dei quali forma una propria era. Il calendario azteco, mesoamericano o precolombiano, rappresenta ogni ciclo distrutto da ognuno dei 5 elementi. Il ciclo in cui ci troviamo corrisponde al quinto sole. Più precisamente, dal 3113 avanti Cristo al 2012 dopo Cristo, il ciclo si concluderà il 21 dicembre 2012. La cultura e la civiltà Maya erano a conoscenza di questo ultimo ciclo. Anche Nostradamus fece profezie a riguardo. La quarta era della Terra che abbiamo attraversato era anche conosciuta come il movimento, conoscenza di evoluzione e cambiamento. I guardiani dei tempi Maya sostenevano che la Terra è passata attraverso il fuoco, la terra, l'aria e l'acqua. L'ultimo elemento è l'etere, o centro. Gli Hopi credevano che il quarto mondo sarebbe terminato con la distruzione ed il quinto sarebbe cominciato con la pace. Il 21 dicembre 2012. Questo importante ciclo è diviso in ciò che i Maya chiamano i 13 Baktuns. La Terra cominciò il suo tredicesimo Baktun nel 1618, noto come il trionfo del materialismo, e il tempo del grande oblio, in cui prevede che l'uomo avrebbe perso la coscienza di se stesso e il suo dovere per la vera natura a causa dell'attaccamento alla proprietà e ai beni materiali. È così che l'ego e il dominio sono diventati la principale ambizione del mondo civilizzato. Non sorprende quindi che questo periodo coincide approssimativamente con la riforma globale di Papa Gregorio XIII, imponendo l'uso del calendario con 12 mesi e il primo orologio meccanico alle popolazioni. Questo è noto come errore nel tempo. Prima dell'inizio di tali imposizioni della Chiesa Cattolica, ogni anno era stato diviso in 13 cicli lunari di 28 giorni ciascuno. La parte più nociva di questi due strumenti di misurazione del tempo è che prevedono che il tempo è qualcosa di esterno, qualcosa che è al di fuori del corpo inorganico e che dobbiamo dargli il valore di un giorno. Il VII secolo Maya, profetizzato da Pakal Votan, apporta un significativo messaggio per le generazioni future.
Se l'umanità vuole evolvere e salvare se stessa dalla distruzione della biosfera, deve tornare a vivere nel tempo naturale. È stata pronosticata anche la nostra accelerata società tecnologica. È il danno delle nostre divergenze collettive dalla legge naturale in cambio di valori materiali. L'astrologia e lo studio del cielo sono vecchi come la civiltà nelle diverse migliaia di anni. Le nuove religioni hanno sostituito le prime religioni pagane. Gli uomini hanno sentito un profondo fascino per gli oggetti celesti. È per questo che abbiamo costituito le costellazioni e inventato storie su di loro. Nella mitologia greca personificavano gli dei. Sappiamo, attraverso i monumenti e le costruzioni che sono resistiti fino ai nostri giorni, che le antiche civiltà investirono più risorse, tempo ed energie per costruire in determinate posizioni rispetto agli astri che per qualsiasi altra pratica. Questo è noto, deve essere interpretato come una semplice curiosità? La verità si avvicina e inizierà con il nuovo anno zero, il 21 dicembre 2012. È abituale l'errore di pensare che le religioni pagane non siano attendibili oggi. Infatti, il paganesimo e la sua evoluzione è la forma più estesa e praticata delle attuali religioni. Così vi chiedo, come può essere possibile? La risposta si trova in quasi tutte le nostre religioni praticate a livello di base. Ma chi ha il controllo ed il potere di integrare una religione apparentemente estinta, lontana dai nostri costumi, tradizioni e nomi delle persone?